Che cosa significa la parola, l'acronimo che tu hai lanciato solo poche settimane fa, l'Ibenter, che è l'acronimo di Italia, bene comune, nuova, trasparente, europea, responsabile? È una proposta dell'Università Cattolica a cui noi per una parte abbiamo aderito, è quella di creare un monitoraggio un'attenzione, una corresponsabilità che metta insieme tanti soggetti per accompagnare questo momento certamente molto delicato, una barca di denaro che sta per arrivare nel nostro paese e c'è da porsi delle domande, degli interrogativi, perché nella storia, nella storia, tutte le volte che ci sono arrivati tanto denaro oppure le grandi opere, quasi tutti hanno detto "ma noi siamo più capaci, noi controlleremo, noi verificheremo, non sarà possibile che le mafie riescano a trovare delle fessure per infiltrarsi", ma la storia ci ha insegnato che invece eh, sempre o quasi sempre loro sono riusciti a trovare i loro canali e fare con sistemi, meccanismi diversi i loro affari. E quindi è nata una rete di realtà di cui noi facciamo parte io sono un piccolo, piccolo che cerco di dare una mano in tutto questo, proprio per monitorare, per accompagnare, per verificare, per esserci, è un ruolo che è la società civile. Ecco, ma dire società civile un po' mi disturba perché è come dire l'acqua bagnata, e diamo per scontato. Io preferisco parlare di una società civile consapevole e responsabile che sente la sua parte di responsabilità e siamo chiamati a portare un po' il nostro contributo. Le mafie sono diventate invisibili, si muovono come tutti gli altri imprenditori perché poi si scopre che sono imprenditori mafiosi quando vengono sviluppate le indagini, quando le intercettazioni dimostrano che si accordano con altri imprenditori che di volta in volta comprano con... False fatturazioni o con altri sistemi di aggregazione in modo da costituire veri e propri cartelli. E tutto questo avviene all'insaputa eh, eh, all di coloro che operano nell'economia e eh, si muovono cioè come protagonisti, come soggetti molto spesso ricchi, capaci di movimentare liquidità, idonei addirittura a sollevare alcuni settori o le sorti di alcune attività economiche. Ed è ehm, proprio periodi come questo che agevolano le mafie, perché è oramai storia giudiziaria che ogni qualvolta ci sono state delle emergenze, le mafie ne hanno tratto occasione per fortificarsi e per infiltrarsi in settori sempre diversi e nuovi. È necessario proprio in questo momento effettuare il massimo dei controlli, in modo però che essi non determinino un rallentamento dell'economia e quindi l'utilizzazione delle risorse.